Partiamo in ordine cronologico. Il primo problema che si può presentare è il peso della valigia, che è direttamente proporzionale a quanto una persona sta in viaggio. Se viaggiate da soli e la vostra valigia pesa di più del limite, allora siete fottuti, ve la prendete in quel posto e dovete pagare una tassa supplementare. Se invece viaggiate in coppia, allora potete sperare nel peso complessivo delle due valigie. Quindi il mio consiglio per ovviare a questo problema è: vestitevi a strati con le robe più pesanti che avete. Secondo problema che si può presentare una volta arrivati in spiaggia è mettersi la crema o l'olio di protezione solare nella schiena. Come si fa? O si va a rompere le scatole a qualcuno, ma non mi sembra caso, oppure come me prendete una bella crema spruzzo spray e tac, tipo la lacca, ve la mettete, non c'è bisogno neanche di spalmarla. Terzo problema, ma non meno importante, che si può presentare una volta tutti belli abbronzati è scattarsi delle foto, tutti belli come degli adoni o anche semplicemente per ricordare la propria vacanza. Come si fa se sei da solo? O vai tutto il giorno a rompere le palle alle persone per fare delle foto, oppure ti fai dei banali selfie e quindi poi avrai tutto il computer o tutta la bacheca di Facebook o Instagram con ste cavolo di facce in primo piano. Altrimenti, come me, e sicuramente ve lo starete chiedendo, come si fa questo qui a fare 8000 foto e video, e soprattutto in un'isola deserta, comprando un piedistallo. Bene, se i miei consigli sono stati utili, scrivetemi in privato. Ciao!